Stasera chi è arrivato a San Siro e si è seduto in tribuna ha visto Lautaro come il nuovo attaccante titolare dell'Inter. Volevo chiederle se quanto ha fatto vedere oggi l'argentino risponde al suo desiderio di vedere un giocatore che si prende le responsabilità di caricarsi la squadra alle spalle, di ricoprire questo ruolo importante, di essere la punta centrale dell'Inter, se magari anche vissuto con un pizzico di fastidio il fatto di essere alternativo oppure complementare Icardi. Lautaro è un calciatore, come si è detto anche in precedenza, non mi cambia a me quella che è la valutazione di Lautaro, perché ormai lo conosco bene io e lo conoscono bene dentro gli spogliatoi. Un calciatore che ha carattere, un calciatore che ha personalità, un calciatore che ha forza, un calciatore che farà gol. Un gattino, ma è nascosto, ma è rimasto imprigionato da qualche parte? Perché piange? Avvisiamo. Secondo me da qualche parte. Guardiamoci. Che c'è? Ha rincorso un topo, dici? Come Jerry. Non dimentichiamoci che ha giocato due partite in pochi giorni, che non è facile, perché lui è uno di quei calciatori che gli randelli la palla alla bandierina in ritardo 10 metri dal difensore e lui va a lottare pensando di arrivarci in tempo per non farlo girare e fargliela buttare via anche se in ritardo 10 metri. E questo è un dispendio di energie enormi, perché è un calciatore che ha questa disponibilità a dare sempre tutto su ogni pallone, e giocare una partita da titolare dove c'è anche da ricoprire quel ruolo che ha ricoperto Mauro fino a questo momento qui, per cui c'è da non far pentire quelli che poi hanno creduto in lui di dargli la maglia su quello che aveva abituato l'altro. E oggi che abbia giocato un'altra partita così, perché nel primo tempo è stato più contratto, aveva preso quella botta a fine partita contro il Rapid che non si è più allenato fino a questa mattina, lui è uscito stamattina, ha fatto un pochettino di corsettina, poi non aveva fatto niente perché c'aveva questa botta. È vero, la partita è finita 2-1, ma se Politano magari è più preciso, se Perisic è un po' più cattivo, è una partita che l'Inter può chiudere ancora più largamente. Come si può migliorare come si può lavorare per migliorare sulle corsie? Poi il top si riesce a prendere quando siamo più liberi mentalmente, quando siamo più fantasiosi. Ora in questo momento qui c'è da essere esecutivi perché non vieni da un buon momento. Ti piovono addosso cose da tutte le parti, per cui anche se fai una vittoria non conta niente, e le reazioni sono umane, perché poi sono ragazzi e sono persone che hanno dei sentimenti, che hanno naturalmente un umore, e di conseguenza nelle difficoltà si riesce a acchiappare sempre qualcosa di meno. Noi ormai lo abbiamo già visto l'anno scorso, abbiamo visto anche quest'anno, e mi dicono quelli che ho vicino gli anni precedenti molto di più, per cui segno che anche lì c'è un percorso da fare, che c'è da tenere duro, da non abbassare mai di un centimetro e da esibire sempre più professionalità, sempre più qualità nell'andare a programmare il lavoro, nell'andare a proporre discorsi, nell'andare a lavorare sulla testa di tutti. Ma mi sembra che poi qualcosa di nuovo stasera sia nato, soprattutto dopo che il pubblico ha partecipato, che è un po' quello che diciamo
Mi piacciono queste difese, nel senso anche nelle difficoltà diamoci una mano, che ha dimostrato poi il nostro pubblico stasera, è stato quello che ha fatto poi nascere la scintilla della reazione dopo aver preso gol, perché soprattutto lì c'è da metterci roba tosta a livello mentale, a livello fisico. E dietro questo coinvolgimento emotivo del pubblico per noi diventa più facile, per cui si ringraziano e se ci danno una mano noi siamo più forti. Facciamo l'ultimo. Buongiorno mister. Gianpaolo fuori. Sì. Marotta prima della partita ha detto che a breve si risolverà tutto con Mauro, lui è venuto allo stadio, anche se sarebbe stato meglio per lei anche che fosse venuto negli spogliatoi, però volevo chiedere a lei se sta tutto procedendo poi come dovrà procedere, se anche lei è soddisfatto di quello, delle ultime cose insomma che abbiamo sentito. Io sono uno che tento di fare quello che abbiamo deciso di fare, per cui le parole di Marotta completano quello che è il mio comportamento, il mio umore, il mio percorso, il mio sentimento per questa vicenda qui. Siamo tutti sul carro, lo stesso, tutti i componenti dell'Inter sono tutti lì sopra, per cui quello che ha detto Marotta è quello che tutti viviamo stando vicino a lui. Grazie, buonasera a tutti.